Buongiorno pigiamini e bentornati anche oggi all'oroscopo in pigiama. Allora, prima un'informazione di servizio. Domani l'oroscopo in pigiama si prende un giorno di pausa e quindi quell'oroscopo che state sentendo adesso sarà un pochino più lungo perché comprende tutto il weekend. Oggi sabato 16, domani domenica 17 e dove la luna tra l'altro cambia posizione perché oggi è nell'ariete e domani sarà nel segno del toro. E noi poi ci vedremo lunedì. E ecco, invece, cosa importantissima, molti di voi mi hanno ovviamente segnalato in questi giorni il loro desiderio di avere un oroscopo in pigiama dedicato in onore di Alan Rickman e quindi dedicato a Harry Potter, che ovviamente con tutti i personaggi della saga, e quindi eccoci a vedere quale personaggio di Harry Potter sarete secondo l'oroscopo di tutto questo fine settimana. Partiamo dal segno dell'Ariete, che oggi sarà il mio personaggio preferito, Ginny, ovviamente la fidanzata di Harry Potter, perché in questo fine settimana l'Ariete mixerà magicamente momenti di dolcezza a prese di posizione da vera femmina. Lo Scorpione, soprattutto domenica, quindi quando avrà la luna storta, sarà malefico come McFloy, che è quel biondino avversario di Harry, il ragazzino che tutti vorremmo ovviamente strozzare, ma che ha delle innegabili doti da apprendista stregone. I gemelli hanno Venere opposta, ce l'avranno per tutto il fine settimana perché ce l'hanno già da un po', e quindi saranno come i gemelli Fred e George, che sono i fratelli di Ron, il miglior amico di Harry, che si divertono un casino a fare gli scherzi tra caramelle esplosive e ragni finti, perché in questo fine settimana, se anche il gemelli dovesse arrivare ad una certezza, ad una concretezza, si spaventerebbe e cercherebbe di esorcizzarla con uno scherzo. Va al Sagittario, invece, questo fine settimana la nomina di preside illustrissimo e saggio, soprattutto sabato, e sarà quindi ovviamente silente, perché parlerà poco, ma sputa verità al Sagittario, e che saranno per di più avvalorate da quella barba bianca che, anche se non ha, noi vedremo. Il Capricorno vince il premio Precisetti e anche Saputella, e quindi è Ermione, però il Capricorno ne sa, e anche Ermione. Il Toro, quando ha la luna nel segno, quindi domenica, diventa fedele come Ron, il miglior amico di Harry, e soprattutto si ricrea anche nell'ambiente scolastico subito il suo piccolo habitat familiare. L'Acquario, soprattutto domenica, quindi quando avrà la luna a sfavore, potrebbe avere degli apici di incazzatura ed essere addirittura colui che non deve essere nominato se non in casi di estrema necessità e meglio sia a bassa voce. Il Cancro è quasi irriconoscibile in questo periodo con questa esplosione di energia e quindi si proporrà per prepararvi dei cocktail a base di pozioni magiche. Quindi ovviamente il Cancro in questo fine settimana sarà Severus. Però state attenti perché, visto che non è sempre, non, potrebbe aver voglia di togliervi di mezzo, il cocktail che vi prepara potrebbe essere una pozione magica per farvi scomparire. Il leone è Harry Potter. Eh sì, qualcuno doveva pure esserlo, se lo becca il leone, è comprese però ovviamente le sfighe che Harry Potter deve superare. Però in questo fine settimana il leone ci starà simpatico e addirittura ci farà tenerezza, cioè avremo voglia di consolarlo come quando Harry cade dalla scopa. La Bilancia con la luna storta, e soprattutto sabato avrà la luna storta, sarà quella simpaticona della preside, la preside che si chiama Minerva McGriffith, una cosa del genere, che però, e però la Bilancia volentieri userebbe le trasfigurazioni, che sono il potere principale della preside, per farsi una bella messa in piega e una manicure semipermanente. I pesci sentono in questi giorni invece di dover dare delle spiegazioni, si sentono come di dover spiegare appunto la propria posizione, e quindi saranno Sirius Black. Però pesci, state tranquilli, perché una volta chiarita la vostra posizione, se ne sentite la necessità, tutto tornerà assolutamente a posto. Infine, la Bilancia. Scusate, la Vergine, la Bilancia, abbiamo già detto prima che si fa le trasfigurazioni. Infine, la Vergine è affidabile in questi giorni, nonostante i suoi colpi di testa. Sappiamo che in questo periodo va così, e quindi sarà la proprietaria, la detentrice delle chiavi di Hogwarts, come Hagrid. E al massimo, se dovesse sentirsi sola per colpa di Venere che resta quadrata, potrà prendersi anche un draghetto da compagnia. Ragazzi, scrivetemi qua sotto quale personaggio di Harry Potter vi sentite, nonostante l'oroscopo. Riguardiamoci tutti qualche puntata della saga o leggiamoci i libri che sono bellissimi. E noi ci vediamo lunedì con il prossimo oroscopo in pigiama. Godetevi questo weekend. Ciao!